Una vittoria che per la Juventus rappresenta una vera e propria manna dal cielo, quella di stasera contro la Fiorentina, in un clima abbastanza teso in cui la Juventus era chiamata, in virtù dei risultati di ieri, soprattutto di oggi pomeriggio, a vincere e allungare sulle dirette concorrenti. Una vittoria targata Gatti, una vittoria che in qualche modo alleggerisce questo finale di stagione che rischiava di essere davvero incandescente. Scopriamo com'è andata la sfida tra Juventus e Fiorentina oggi qui su FC Mini Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costantemente gratuita, quindi mi raccomando, lasciate like ai contenuti, iscrivetevi al canale e diteci la vostra qui sotto nei commenti, soprattutto come avete visto questa sfida tra Juve e Fiorentina, in cui la Juventus, devo dire, ha fatto molto bene nel primo tempo, molto meno bene nel secondo, ma è una Juventus che aveva un disperato bisogno di questa vittoria. Aveva un disperato bisogno anche in virtù del fatto che il periodo non era dei migliori. La Juventus veniva da una sconfitta contro la Lazio. È vero che c'è stata la vittoria in Coppa Italia, ma quella è Coppa Italia. Ecco, in campionato le cose stavano andando in maniera tragica. Ed ecco che invece questa vittoria qui della Juventus contro la Fiorentina targata Gatti, che poi in realtà poteva andare anche essere molto più larga la vittoria, in virtù del fatto che Vlahovic gli hanno dato ben due gol per fuorigioco, e quindi abbastanza sfortunata la Juventus, però doveva assolutamente approfittare di che cosa? Intanto il passo falso del Bologna, che è il primo aspetto importante della giornata, il primo vero risultato a sorpresa. Cioè la Juventus non si aspettava questo passo falso contro il Frosinone di Di Francesco, eppure a ora di pranzo è arrivato uno 0-0 del Bologna di Thiago Motta, e ne parleremo di Thiago Motta. Soprattutto l'altro risultato che ha fatto molto molto piacere alla Juventus è, e anche questo abbastanza clamoroso, il 2-1 di Ranieri, quindi del Cagliari di Ranieri, nei confronti dell'Atalanta di Gasperini. Un Gasperini che è andato in vantaggio nel primo tempo, ma che poi ha visto la rimonta del Cagliari. Questi due risultati erano due risultati da cui la Juventus, di cui doveva approfittare. Certo, ci sono stati anche la vittoria della Roma e quella del Milan, che hanno in qualche modo creato delle problematiche, ma la Juventus aveva bisogno di vincere contro questa Fiorentina, intanto per allontanare, diciamo, anche la Fiorentina, ma soprattutto per approfittare del passo falso dell'Atalanta, che rimane a 50 punti, e del Bologna, che rimane a 56. Con questo risultato il Bologna rimane, pardon, 58, Bologna 58, Juventus 64. Quindi in questo momento la Juventus ha un vantaggio di più 4 sulla quarta in classifica e più 7 dalla quinta, che è appunto la Roma. L'Atalanta è ben staccata, perché bisogna dirlo, a questo punto la Juventus ha più 12 sull'Atalanta di Gasperini. Quindi ora la Juventus si sente un po' più tranquilla? Sì, secondo me si sente molto più tranquilla, anche in virtù del fatto che ora il calendario sarà sicuramente tosto, però arrivarci con questo clima e con questa serenità, secondo me, ha qualcosa di più. Tra l'altro, settimana prossima la Juventus avrà la sfida contro il Torino, che ha perso malamente, secondo me, contro l'Empoli, in una sfida che poteva essere, diciamo, importante per il Torino. Una Juventus che ha giocato, secondo me, bene nel primo tempo, ha fatto vedere delle buone cose, soprattutto con un Vlahovic in forma. Nel secondo tempo, ho visto una squadra un po' sulla corda, una Juventus che non mi ha entusiasmato, una Juventus che ha sbagliato, secondo me, troppi passaggi, troppe disattenzioni. Tra l'altro, devo dire, assolutamente miracoloso, bisogna dirlo, assolutamente miracoloso la parata su Nico Gonzalez di Szczęsny. Szczęsny è un portiere che nell'ultimo periodo sta dimostrando di essere un portiere non da Juventus, anche più della Juventus. Cioè, in questo momento mi viene da pensare che Szczęsny sia il vero grande giocatore della Juventus. Se ti chiedi qual è il vero super grande fenomeno in questo momento della Juventus, beh, Szczęsny forse è il portiere, è il giocatore che più si può identificare in questo tipo di personaggio. E quindi è una Juventus che si affida a lui. Ma attenzione, perché è una Juventus che ora ha la possibilità di fare un bel filotto, ossia la prossima contro il Torino, fuori casa. La Juventus, se vuole realmente riprendere un ciclo, deve vincere. E soprattutto la settimana successiva ci sarà la sfida contro il Cagliari. Quindi due gare fuori casa, Torino e Cagliari. Secondo me qui si decide lo scontro Champions. Nel senso che, secondo me, se la Juventus dovesse uscire da queste due sfide con 6 punti, quindi 3 punti a Torino contro il Torino
e 3 punti a Cagliari contro appunto il Cagliari di Ranieri, beh lì secondo me la Juventus avrebbe, diciamo, come dire, in qualche modo bloccato il discorso scudetto, pardon, il discorso qualificazione in Champions League, anche perché poi ricordiamolo, poi ci sarà la sfida di Supercoppa, di Coppa Italia contro la Lazio, ma poi ci sarebbe la sfida in casalinga col Milan, fuori casa con la Roma, in casa con la Salernitana, la super sfida fuori casa contro il Bologna e l'ultima in casa col Monza. Di fatto a quel punto, secondo me, arrivando in questo ultimo miniciclo con questi 9 punti, 3 della Fiorentina, 3 del Torino e 3 del Cagliari, beh, la Juventus secondo me potrebbe anche riconciliarsi con un Max Allegri che lo vedi nelle conferenze, secondo me ormai anche lui ha capito che questa è una Juventus che non allenerà più, lo vedi scocciato, lo vedi sempre col broncio, cerca sempre di tutelare quelli che sono i suoi limiti e cerca sempre di elogiare in qualche modo quello che è stato fatto inizio anno, non sottolineando invece quello che è stato fatto malamente nella seconda parte di stagione. È una Juve che comunque ritrova un risultato positivo contro la Fiorentina che ci ha provato, una Fiorentina che tra l'altro ricordiamolo, la Fiorentina veniva dall'1-0 in casa in Coppa Italia contro l'Atalanta. Fiorentina che la Juventus si potrebbe ritrovare in finale di Coppa Italia, perché se dovessimo attenerci ai risultati di andata, beh, la Juventus ha battuto Lazio, la Fiorentina ha battuto l'Atalanta, Juve-Fiorentina potrebbe essere la super sfida della finale di maggio proprio di Coppa Italia, staremo proprio a vedere. Certo è, bisogna dirlo, se la Juventus si ritrova avanti questa Fiorentina, secondo me la può battere, perché la Fiorentina ha, secondo me, enormi difficoltà da un punto di vista difensivo, cioè tante volte la Juventus ha avuto varie occasioni da gol, e invece offensivamente quest'anno hai come la percezione che gli manchi proprio la prima vera grande punta, cioè tra Belotti, Beltran, Nzola, hai la percezione che manca proprio la grande punta. Prima c'era Vlahovic, che oggi ha graziato in più di un'occasione la Fiorentina. Negli anni passati c'era anche Cabral, che secondo me era un attaccante che rispetto a Nzola e Beltran è di un'altra categoria. Ma vabbè, sa di fatto che la Fiorentina lì davanti ha delle pecche, secondo me, importanti. E difensivamente, secondo me, Vincenzo Italiano non sempre le prepara benissimo. Cioè, secondo me la Juventus poteva chiuderla già nel primo tempo questa sfida, vi dico la verità. Ha dovuto poi soffrire per tutto il secondo tempo, per gran parte del secondo tempo, per in qualche modo tenere questo risultato, che ripeto, era fondamentale, perché ha dato fiducia, sì, la vittoria contro la Lazio fuori casa, o meglio, in casa in Coppa Italia. Però ricordiamoci che il campionato veniva da un periodo tragico, veramente tragico, per cui questa è una vittoria di fondamentale importanza. La domanda che vi faccio a questo punto è: quanto si alza la percentuale della Juventus di andare in Champions League, secondo voi? Cioè, quante possibilità ci sono? Io credo che con questa vittoria, considerando anche il pareggio del Bologna e la sconfitta dell'Atalanta, beh, si possa considerare questo un buon fine settimana per la Juventus di Max Allegri, si può considerare un buon fine settimana per i tifosi della Juventus.